Posso? Pronti? Sì. Allora, 5 minuti, cerchiamo di usarli bene, spero. Voglio illustrare un piccolo progetto che ho iniziato, e volevo cercare un po' di... Troppo? Cercare un po' di adepti, qualcuno che vuole spendere un po' di tempo. La prima domanda è, ho bisogno di coordinare dei processi che stanno su macchine differenti. Non ho trovato nulla che sia utile o che possa sostituire il cron in modo distribuito. O meglio, ho trovato molte cose commerciali, ma poche open source. E mi sono domandato se non c'è nessuno che ha il problema di distribuire job su più macchine, di fare una sincronizzazione, di avere un management centralizzato e avere anche un report un po' più ricco, cioè il cron per esempio non ha nessun report. Non ho trovato nulla, ho iniziato appunto questo progetto che si chiama OpenScheduler, che è molto semplice, è composto da due elementi, un motore che sostituisce il cron, dove recupera tutte le informazioni da un database e da un'interfaccia grafica che inserisce gli elementi da eseguire sulle varie macchine. Attualmente è possibile costruire delle chain, cioè io posso dire il job 2 non può partire sulla macchina 2 finché il job 1 non è completato sulla macchina 1 o su un'altra macchina. Quindi posso fare una catena, posso anche decidere delle logiche di retry. Ho più informazioni perché raccolgo la partenza, lo stop, quanto tempo è stato in attesa un processo e ho anche l'output di quello che è avvenuto nel processo, tutto in modo centralizzato, senza dovermi bloccare su ogni singola macchina. L'altra cosa interessante è che un utente che non ha accessi ai singoli sistemi può schedulare delle attività attraverso l'interfaccia che ha i suoi utenti, quindi l'utenza di schedulazione è differente dall'utenza amministrativa o comunque dall'utenza di tutti i giorni, se vogliamo chiamarlo così. Un'interfaccia grafica questo? Sì, una piccola interfaccia grafica. Adesso guardiamo un po' quello che probabilmente è. È quasi completa l'interfaccia grafica. Surprise. Sì, adesso vorrei sostituire la comunicazione. Gli scheduler parlano direttamente al database in DBI. Vorrei sostituirla con una REST interface e magari a avere anche un protocollo bidirezionale, perché adesso è tutto in pooling. Magari la configurazione utilizzare un VPL, perché in questo modo ci sono delle utility grafiche che ti possono generare una configurazione che possa essere letta dal cron, quindi non dover scrivere un'altra interfaccia grafica. E avere delle operazioni di disconnessione di coda. Se perdi la rete, cosa succede? Cosa fa il cron? Si tiene una copia ed esegue quella, avere un po' di queste policy da configurare. E poter anche fare un po' di distribution, cioè io definisco il comando, questo non è presente sulla macchina, viene caricato. Ovviamente c'è tutto il problema delle librerie, è tutto un mondo ancora da capire. Ricordo tutti Hamburgo dal 4 al 7 per l'OpenFS. Grazie.